Ciao, Paranormal Investigator Varese, mi trovo in località Trino Vercellese, sono all'interno dell'orfanatrofio San Giuseppe. Praticamente ormai abbandonato, Facciamo una bella ispezioncina, occhio agli spettri, state seduti comodi sul vostro divano e vediamo un po' cosa troviamo qua. In questo orfanatrofio di San Giuseppe. Adesso guardiamo un po'. Vedete, qui ci sono le scale che vanno su, qui c'è Lucia Oliviero 1904, Maria Inardi 1954, Onorina Inardi 1960, Valeria Inardi 1962 e Giuseppina Inardi 1980. Insigni benefattrici. Eccole qua. Qui c'era l'orfanotrofio di Trino, obbligatorio di nuova sede. Una lapide. Vediamo cosa troviamo qua. Scendiamo la luce, qui stanno risistemando, questa era una tromba dell'ascensore, molto probabilmente stanno forse rimettendo a posto, però è ancora abbandonato, Hanno murato, qui c'è la stanze vuote, vedete, sono lasciati qui in stato di abbandono. Qualcuno ci ha messo le mani tempo fa, però vedo qui c'è una bella aula, vedete che bella aula c'è, guarda qua, adesso proviamo, qui c'è una vecchia panca, proviamo a andare dall'altra parte. Qui c'è un'altra stanza, qui c'era forse un bagno, sì, c'è un bagno, vedete, entriamo di qua, qui c'è un'altra bella stanza, sono vuote queste stanze, ecco qua, vuota questa stanza. Non ci sono, per il momento non ci sono attività paranormali in questo posto. Qui forse c'era la cucina, vedo una cappa, c'è un bagno. Ci sono quei sotterranei qua, li prendiamo. Vediamo se è pieno d'acqua, cos'è qui. Vediamo. Sì, è pieno d'acqua. È pieno d'acqua, una cantina, niente di che. Andiamo avanti, coriandoli di carnevale. Qua, vediamo dove va. Qui c'è, vediamo qui, ah sì, stanzina, tutte le finestre qua, poi c'è una scala che va di sopra, poi la prendiamo, c'è un boiler, c'è impianto elettrico, c'è tombino, boiler, i drop. Qui andiamo avanti, ci sono dei bagni, vedete, ci sono dei bagni con delle vasche qua, forse erano dei lavapiedi, molto probabilmente qui la strada si blocca, hanno messo, proviamo a salire questa scala, dove va, vediamo. Ci sono molti coriandoli per terra,
non so se vedete. E ecco qua, qua siamo all'esterno, vedete, lì c'è un'altra scuola, mi stavano mettendo a posto, questa è la parte di sopra, però noi saliamo, verifichiamo cosa c'è qua sopra. Qui c'è il solaio. Questa parte. Qua. Ho visto che hanno anche fatto un po' il tetto nuovo. È abbastanza in ordine il tetto. Non entra acqua. Quello è importante. Così l'edificio si salva. Ok, riscendiamo e continuiamo al secondo piano. Qui hanno rotto tutti i vetri. Qui questa è la chiesa. Eccola qua. C'è ancora l'altare. Tutti, vedete, tutti posso in colui che mi dà forza. Qui c'è un bellissimo angelo, vedete? Qui c'è proprio l'altare, hanno portato via tutto, qui c'è l'acqua santiera, un altro bellissimo angelo, ecco, e qua di te, oh Dio, è assentata l'anima mia, una bellissima fontana. Ecco, qui abbiamo un'altra acqua santiera, vedete? Qui dietro era indietro anni 60, anni 50 questi interruttori. Andiamo avanti, vediamo cosa ci ritrova qua. Qui vediamo, questa è sempre la chiesa. Andiamo di qua all'esterno. Ci sono delle erbacce là sopra, vedete? Qui vediamo, qui c'è una bella aula grande, benissimo, grande, qui all'esterno, la chiesa di Trino Vercellese, eccola qua, vedete? Era un orfanatrofio qui in Trino Vercellese. Qua c'è un'altra stanza, un armadio a muro. Ancora un po' mezzo lampadario. Ecco qua. E qui vediamo, qui c'è un bagno. C'è un bagno, non c'entra nel piccione, c'è una turca, anni 50, anni 40, anni 50, guardate qua che vecchi lavandini, qui c'è un ferro, vediamo se si può andare avanti da qui, no, qui l'hanno bloccato, qui è bloccato, qui non si può più accedere lì, c'era, ah no, si va su per le scale. Devo scendere e rifare le scale. Le scale. Ho già visto. Hanno bloccato quella porta. Boh, motivo non si sa. Comunque la chiesa l'abbiamo fatta, scendiamo. Porca miseria, che roba! Da dove arrivano tutti questi coriandoli? Coriandoli, coriandoli, da carnevale. Vedi, qui hanno messo un pezzo di legno per tenere su la tapparella. Andiamo avanti. Qui ho visto che c'è la scala che sale. La prendiamo ed evitiamo quella porta bloccata. Vedete qua, anche qui i benefattori dell'orfanatrofio. Casalegno è il fondatore.
ecco, non ricordavo più, Monsignor Lorenzo Casalegno, il fondatore di questo edificio. Guardate che scala, guardate che scala, bellissima, vedete come sale. Vedete, guarda, guarda cosa ti faccio vedere, guarda che bella, Paranorme Investigator Barese qui, e qui a Trino Vercelli, eh? Questo orfanotrofio di San Giuseppe, guarda, una lapide commemorativa, vedi, guarda, 28 ottobre 1933, qui c'è un bello stanzone grosso, un armadio a muro, c'è un, beh, qui un altro armadio a muro, adesso guarda che bel pavimento. Guarda, qui c'è prese anni 50, 40, 50, qui era la porta, vedete, che avevo spiato lì, che l'hanno bloccata, non si sa il motivo, comunque l'hanno bloccata. Qua un altro cesso, un'altra turca, vedete, adesso c'è ancora una vecchia lampada, guarda, sulla, vedi, qua zero, qui c'era forse una bella tromba di ascensore, vedi, quello che abbiamo visto, che stavano facendo anche l'ascensore, ma non l'hanno mai finito, purtroppo. Qui hanno spaccato, c'è una stanza, stanno rifacendo qualcosa, questo è un tetto, e qui entriamo una bella aula grande, qui ci sono ancora delle reti vecchie con dei disegni su la tastiera del letto, c'è ancora i termosifoni, altri termosifoni. Andiamo di qui, vediamo cosa c'è di qua. Qui c'è una stanza, c'è un termosifone. Guarda. Guarda, qui c'è un'altra stanza. Guarda, qui c'è un armadio a muro. Qui c'era forse un lavandino. Termosifone. Ecco qua. Perfetto. Qui finisce qui l'orfanotrofio San Giuseppe, Trino Vercellese, fondatore Casalegno. Si vede da questa finestra la chiesa di Trino Vercellese. Ma scendiamo di qua. We'll be right back.
Gimli, guarda, guarda Gimli, su là. Fukov, vedi? Guarda i demoni che hanno disegnato, guarda questo che brutto veramente, guarda, eh? Guarda. E tu? Chi sei tu? Ciao, sono uno che è stato disegnato qua sulla porta, per la guardia. Ah sì? E che guardia fai che ti fai disegnare tutto il locale? Esci, ma sai, sono qua da tanto tempo, non vedo mai nessuno, tu come ti chiami? Paranorma Investigator Varese, sono venuto da Varese apposta per vedere questo edificio. Esci, ma è passato tanto tempo, non c'è più niente, è solo la scala bella, il resto è tutto brutto. Sì, ho visto. Va bene, devo andare adesso a filmare l'esterno. Ti saluto, fai buona guardia, mi raccomando, eh? È la reception, fa conta che è una reception questa qua, eh? Ciao, ciao, ciao. Ciao, Paranorma Investigator Varese! Grazie per avermi venuto a trovare! Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao! Ecco, fatto anche questo, abbiamo parlato con il guardiano di questo posto, che purtroppo ormai è molto vecchio. È stato messo un po' in sicurezza con il tetto, ma sinceramente qua ci bucano tutti, vedete di qua dove si buca, se bocca si buca, si entra, insomma, eh? Guardate qua, vedete, questa è la chiesa, qui è la parte esterna, è abbastanza bello l'esterno, se qui c'è il sole. Sono contro sole, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa. Qui ci sono delle erbacce, ecco qua, questa è la parte di lato. Adesso andiamo dal davanti, qui è tutto bucato, c'è il mergum, grano turco, vedi, si passa di qua, qui sì. Siamo già all'esterno e siamo sulla strada. Vedi questo posto com'è. Questo è l'esterno dell'orfanatrofio San Giuseppe. Orfanatrofio San Giuseppe fondato da Monsignor Casalegno. Caritas Christi Urgent Nos. Vedete? Ormai questo posto è in disuso, qui c'è il campanello, vedete quante erbacce all'interno di questo edificio, è proprio un'Italia che ormai i vecchi edifici li hanno abbandonati a se stessi. Vi avevo promesso che facevo il giro all'esterno, eccolo qua, lo vedete, guarda che razza di... È meglio l'esterno che all'interno, da vedere. Vedete? Questo è il vecchio orfanatrofio San Giuseppe. Ok, ora da qua sono sulla strada. Aspettate un attimo che vi saluto. Voglio salutarvi. Grazie per la vostra visita in questo video e eccomi qua, spero di beccare l'entrata, ci sono un po' di macchine che passano, c'è l'ambulanza, vi saluto, ciao dalla Paranorma Investigator Varese, ci vediamo al prossimo video, alla prossima avventura della Paranorma Investigator Varese, ciao a tutti, grazie, vi voglio bene. Un bacio a tutti, ciao ciao ciao, qui dall'orfanatrofio, vedete, orfanatrofio San Giuseppe, fondato da Monsignor Casalegno, Caritas Christi Urgent Nos, Trino Vercellese, chiudo, provincia di Vercelli, ciao dalla Paranorma Varese, ciao, Investigator.